Quando la Seconda Guerra Mondiale scoppiò, i soldati svizzeri dovettero impugnare le armi. Le truppe giurarono fedeltà alla patria. L'esercito occupò le posizioni difensive. La Svizzera si dette un capo da tutti stimato, il generale Enrico Guisan. Già come comandante di corpo d'armata a fianco del consigliere federale Minger, Guisan aveva cooperato alla difesa del paese contro le minacce incombenti su di esso. E nei momenti di maggior pericolo, tutta la Svizzera conservò intatta la propria fiducia nel generale. Per Enrico Guisan non c'erano dubbi. Noi dovevamo e potevamo difenderci. Je ne crois pas seulement à la nécessité, donc au droit d'assurer cette défense, je crois à sa possibilité. Défendre, c'est-à-dire non seulement tenir, mais interdire, disputer, détruire même s'il le faut, faire payer cher. Durante l'indimenticabile rapporto del Grütli, tenuto in un momento tragico, il generale Guisan dichiarò alla truppa, al popolo e al mondo intero: noi resisteremo. Il s'agit de l'existence même de la Suisse. Croyez non seulement à notre bon droit, mais à notre force, et si chacun le veut, à l'efficacité de notre résistance. Il ridotto alpino, la fortezza nazionale, fu la risposta del generale agli eserciti stazionanti minacciosi alle nostre frontiere e con calma imperturbabile ordinò di fortificare le posizioni difensive. Quand pensez-vous que cette route sera achevée? I suoi collaboratori, come il capo di Stato Maggiore Huber, gli diedero la loro fiducia. Unterbau fertig und mit Automobilen zur Not befahrbar. Diese Strecke ist noch stark im Rückstand, sollte aber bis zum Spätherbst ebenfalls befahrbar werden. Nel posto di comando del generale venne allestito il piano strategico di difesa. Stato Maggiore personale del generale. Stato Maggiore personale del generale. A vos ordres, mon capitaine, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Gli ufficiali del suo Stato Maggiore furono i portavoci di importanti decisioni. Le précautions à prendre doivent être en réponse. Bien, mon général. Alors, dans ce cas, c'est la variante numéro 2 che je vous fais. Bien. Sul generale incombevano gravi responsabilità. Doveva garantire la sicurezza della patria, la sorte del popolo e anche di ogni singolo soldato. Antrag aus generalpräventiven Gründen Abweisung. Einverstanden. Ich habe für Landesverräter nichts übrig. Ogni volta che il generale ispezionava la truppa, le parlava con parole semplici, umane, che toccavano il cuore. Offiziere, Unteroffiziere und Soldat. Mein Vertrauen in unser Volk und unsere Armee ist unerschütterlich. So hart wie der Granit, auf dem wir stehen, ist unser Wille, ein freies, unabhängiges, ein neutrales und ein menschliches Volk und Land zu bleiben. Le promozioni degli ufficiali assunsero un carattere impegnativo. Venivano effettuate nei luoghi in cui fu forgiato il destino della patria. Herr Oberstdivisionär, Sie sind zum Oberstkorpskommandant befördert. Sul campo di battaglia di Sempa, e tutti pensavano ai primi svizzeri che combatterono per la libertà. Sie sind Herr Oberst zum Oberstdivisionär befördert. Ich übertrage Ihnen das Kommando der Flieger- und Flottruppe. Per il generale Guisan le cognizioni tecniche erano importanti, ma non quanto lo spirito e il morale con il quale gli ufficiali debbono comandare l'esercito. E stava ad essi vicino per conoscere i loro problemi, per far capire le sue aspirazioni, per formare il cittadino soldato. Dagli ufficiali e dai soldati, Enrico Guisan esigeva una perfetta preparazione.
e che non giocassero inutilmente alla guerra, ma che fossero pronti ad imparare a far fronte in ogni momento a un terribile conflitto. Ciò che il generale disse negli ultimi mesi di guerra è attuale oggi come allora. Par un effort souvent ingrat et souvent très dur, parce que nos soldats et leurs chefs ont rempli et continuent de remplir leurs devoirs. Au moment où la guerre approche son terme, je vous en avertis, pour que ce long effort porte ses fruits, aucun relâchement n'est admissible. Je le dis en particulier à ceux qui se montreraient trop pressés d'en finir, à ceux qui seraient tentés de dire à nos soldats à quoi bon, à ceux qui chercheraient à les détourner de leurs devoirs, à les salir. Dopo la fine della guerra, il governo, il paese tutto, ringraziarono Enrico Ghisan che in un periodo difficile aveva personificato la volontà del popolo svizzero di restare libero e unito. Egli rispose allora: non ho fatto che il mio dovere. Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat. Ma mission est terminée. Je reste à la disposition de mon pays. L'entusiasmo con il quale il generale Ghisan fu festeggiato gli testimoniò che il popolo lo aveva compreso e apprezzato. Negli anni del pericolo noi sapevamo che il generale avrebbe difeso la nostra libertà e che mai si sarebbe piegato alle minacce dei potenti d'allora. Ancora una volta egli parlò in veste di comandante supremo quando riconsegnò alle autorità civili le bandiere dell'esercito. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intact, libre et fier. Gott behüte, hier Fahnen und Standard. Ich erwäge euch. Heute unversehrt, frei und stolz den Landesbehörden. Poi trascorse a Vert Rive, nella natia terra vodese, accanto alla moglie, l'ultimo periodo della sua vita. Ad ogni compleanno i bambini, l'avvenire della patria, gli porgevano gli auguri. Quella gioventù alla quale Enrico Ghisan domandò di concludere un'altra volta e per sempre il patto del Grütli. Éclaireurs et éclaireuses, renouvelle l'ancienne alliance du Rütli et promette de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder les valeurs sur lesquelles repose notre petite patrie, comme nous le fîmes avec vos pères et vos frères en 1940 sur la même prairie du Rütli. Il giorno del suo 80° compleanno gli fece immenso piacere l'augurio espressogli da una staffetta della gioventù sportiva. Egli sembrò ringiovanito. Sperammo allora che per molti anni ancora avrebbe potuto parlare e operare con la stessa vivacità per la concordia e l'avvenire del nostro paese. Ogni anno in più che gli veniva concesso ci sembrava un dono speciale ed erano cordiali gli auguri di buon anno. Enrico Ghisan posò per l'ultima volta davanti alla macchina da presa mentre veniva inaugurato un busto a lui dedicato. E ciò che egli disse era già un addio, affettuoso, meditato e allegro. Grazie a questa statua, disse, sarò ricordato dai posteri con un'espressione meno seria di quella che molti di voi conoscono. Je passerai à la postérité avec une bobine un peu moins sévère que beaucoup me connaissent. Grâce à vous, j'y passerai joyeux et de tout cœur. Merci.
Poi, il 12 aprile, il lutto della nazione, l'addio del popolo. Il generale Guisan è morto a 86 anni nella sua casa di Verte-Rive, a Puy. Sei sottufficiali d'artiglieria dell'arma nella quale Enrico Guisan effettuò la scuola reclute trasportano il feretro. Adagiato sull'affusto di cannone, il generale effettua l'ultimo viaggio. I membri della Commissione Nazionale di Difesa sono accanto alla bara e il corteo sfila lentamente nelle strade di Losanna. Il numero incalcolabile di corone, molte giunte dall'estero, attestano l'unanime cordoglio. Il distaccamento d'onore è composto dal battaglione di fucilieri di montagna 36. Il sole d'aprile illumina la foresta di bandiere e di stendardi dei reggimenti e dei battaglioni dell'esercito, quell'esercito qui simbolicamente presente al quale il generale ha saputo infondere la forza necessaria per difendere la patria e le nostre libertà. La folla, in silenzioso raccoglimento, porge l'affettuoso saluto al suo generale. Al capo dell'esercito, al grande cittadino soldato, le autorità civili rendono l'ultimo omaggio. I consiglieri federali sono seguiti dai loro ex colleghi, coi quali il generale preparò la difesa del paese. Gli addetti militari esteri e i membri del corpo diplomatico attestano la loro partecipazione al lutto. Gli studenti e innumerevoli associazioni sono presenti coi loro vessilli. Un indimenticabile addio, quello delle 500 bandiere militari, sono gli stendardi che il generale, al termine del servizio attivo, salutò con nobili parole, restituendole intatte e fiere alle autorità civili. E il suo cavallo segue il feretro, come per gli antichi condottieri. Il corteo funebre, lungo oltre 2 chilometri, sfocia di fronte alla cattedrale di Losanna. Le autorità civili e militari assistono alla cerimonia religiosa. Il presidente della Confederazione, Max Petitpierre, a nome del popolo svizzero, ringrazia il grande concittadino per gli indimenticabili servigi resi alla patria. Il generale Guisan, nell'ora del pericolo, ha infuso all'esercito fiducia in se stesso e al popolo fiducia nel suo esercito. E au peuple confiance en son armée. Son exceptionnelle popularité dans toutes les régions du pays. Dans tous les milieux a été la réponse des confédérés à ce chef énergique, ferme et décidé, en qui il voyait un guide sûr, mais en même temps bienveillant, compréhensif, juste et humain. La cerimonia svoltasi nella cattedrale e diffusa dagli altoparlanti è seguita dal popolo nelle piazze e nelle strade. Da quel popolo che Enrico Guisan ha saputo mantenere unito e libero. Nel piccolo cimitero di Puy è stata preparata l'ultima dimora del nostro generale. Qui riposerà questo grande cittadino e soldato, colui che personificava l'unità e la volontà degli svizzeri. La signora Guisan sa che il suo dolore è quello di tutti i suoi concittadini, i quali nella vita e nelle opere del generale Enrico Guisan troveranno sempre l'esempio da seguire.